tutti, benvenuti e bentrovati sul mio canale e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono strafelice di registrare questo video perché sì, sono andata al cinema a vedere il film di questo signorino qua. Sono andata a vedere il film di Super Mario e ragazzi, già dalla mia faccia col sorriso a 35 milioni di denti potete capire che mi è piaciuto tantissimo. Quindi oggi sono qui per dirvi la mia sul film appunto di Super Mario uscito nelle sale il 5 di aprile. E ragazzi, non mi perdo in chiacchiere e comincio subito la mia carrellata di cose che mi sono piaciute, perché vi avviso, spoiler, questo video sarà totalmente spoiler, quindi se non avete visto il film assolutamente skippatelo. Cominciamo immediatamente con la prima cosa che mi ha colpito ovviamente dei due fratelli, il fatto che finalmente si vedono fare gli idraulici. Ragazzi, ricordiamoci che loro nascono come idraulici, sono la figura, anzi rappresentano soprattutto Mario, il tipico italiano medio. Infatti Mario è il nome più comune in Italia e inoltre appunto sappiamo che come mestiere appunto rappresenta l'idraulico. Finalmente ragazzi iniziamo a vederli fare gli idraulici, quindi bellissimo l'inizio del film nella cittadina di Brooklyn, si vede appunto sia Mario che Luigi che si mettono in proprio e iniziano ad aprire la loro attività come idraulici di Brooklyn. Bellissimo il fatto che si conosca la loro famiglia, finalmente ci hanno fatto vedere mamma, papà, fratello, di tutto e di più, quindi mi è piaciuta tantissimo questa prima parte, questo inizio del film. Sempre dentro appunto la casa di Mario, dopo la cena con i familiari, dove appunto il padre non sarà contento delle attività dei due figli, Mario si va a chiudere arrabbiatissimo in camera e lo vediamo giocare ai videogiochi. Quindi ragazzi, vedere Mario giocare ai videogiochi è stata veramente una bellissima scena. Tra l'altro ragazzi, si è messo a giocare in camera sua a Kid Icarus, quindi un altro gioco molto famoso che conosciamo benissimo. E che dire ragazzi, scena stupenda, omaggio stupendo a Kid Icarus. Torniamo a noi, l'avventura va avanti, ovviamente non sarà un riassunto del film ma solo una lista di cose che mi sono piaciute. Finiscono appunto a incontrare Peach e finalmente viene caratterizzata Peach veramente come si deve. Ragazzi, io non so voi, ma nei videogiochi non l'ho mai vista caratterizzata più di tanto, non ho mai visto porre l'accento e l'attenzione sul personaggio di Peach. Finalmente vediamo Peach in mille sfaccettature diverse, la vediamo principessa ma la vediamo anche guerriera, vediamo quanto è forte. Ragazzi, una cosa che a me ha scioccato è che nei videogiochi tutte le volte che voi prendete il personaggio di Peach il gioco è infacile, quindi noi siamo portati a pensare che il gioco sia infacile perché Peach è scarsa, quindi bisogna assolutamente abbassare il livello del gioco per poter utilizzare Peach. In realtà io non l'avevo mai vista da questo punto di vista, appunto, scusate il gioco di parole, ma ragazzi il gioco è infacile non perché lei è super scarsa ma perché lei è super forte, quindi ovviamente prendendola ed essendo molto più forte di Mario e Luigi ovviamente il gioco vi risulta facile perché lei è super forte. Ragazzi, questa cosa io non c'ero mai arrivata, pensavo che il gioco quando prendi Peach sia infacile perché lei è scarsa, quindi quando la pigli il livello del gioco e la difficoltà del gioco si abbassa in automatico. Ragazzi, shock, questa è stata la mia rivelazione del film, questa è stata la parte più bella per me, vedere lei fare il livello saltando come una ninja, facendo tutte le mosse di karate. No, ragazzi, è stata bellissima Peach, devo dire. E ovviamente finalmente ragazzi sappiamo qualcosa sul suo passato, si è vista la scena dove appunto lei è stata per lo più abbandonata nel regno dei funghi e che quindi è un'umana, viene dal mondo di Mario e Luigi e la cosa dell'abbandono, cioè non so voi ragazzi, ovviamente fatemelo sapere nei commenti soprattutto per i veterani dei videogiochi, ma nei videogiochi questa cosa non viene mai menzionata, mai attenzionata. Io non avevo idea che Peach venisse dal mondo degli umani e che era stata appunto abbandonata. Quindi bellissima rivelazione sul personaggio di Peach che per me ha preso un botto di punti. Se prima non la calcolavo più di tanto, adesso è diventato best personaggio della saga dei giochi di Super Mario per me. Fighissima, bellissima, bravissima. Molto brava anche la doppiatrice, è quella che mi è piaciuta più di tutte, la voce di Peach, quindi stratosferica. E poi passiamo appunto alla canzone, ragazzi, sempre a tema Peach, mi è piaciuta tantissimo la figura di Bowser, di questo innamoramento nei confronti di Peach, tanto da mettersi rinchiuso nel suo castello a dedicarle questa canzone meravigliosa, ragazzi, in questo stile un po' blues, non lo so, mi è piaciuta tantissimo la canzone di Bowser e ho visto appunto che ha fatto anche molto furore in internet, ho visto che l'hanno ripresa tantissime persone e che è piaciuta a moltissimi di voi, quindi bellissima la canzone.
canzone dedica, diciamo, di Bowser verso Peach. Che dire, il gioco poi è pieno di citazioni, ripeto, prima ve ne avevo menzionata una, avevo menzionato Kid Icarus nella stanza di Super Mario, ma poi ovviamente il film a me è piaciuto principalmente perché veramente tocca tutti i tasti, tocca veramente tantissimi aspetti della saga dei videogiochi e cita diversi videogiochi. Per esempio, ovviamente lo scontro con Donkey Kong mi ha ricordato Smash Bros. Ovviamente il combattimento tra i due, il fatto che utilizzano l'ambiente circostante, si cade, insomma, è per lo più una citazione appunto a Smash Bros. Piaciuta tantissimo. Poi ovviamente abbiamo visto Mario con la tuta da tanuki, abbiamo visto Mario con la tuta da gatto, quindi comunque c'è una citazione anche a Mario 3D World. Che dire, ovviamente i poteri, vengono spiegati i poteri, viene spiegato che Mario senza i poteri è un comunissimo essere umano e quindi è grazie ai poteri che ovviamente diventa forte e riesce a percorrere i vari livelli. Abbiamo visto uno dei livelli in città, Brooklyn, appunto l'abbiamo visto balzare tra il caos del cantiere in città e ragazzi sì, mi è piaciuta tantissimo la scelta registica di fargli attraversare la città appunto sotto forma di livello, quindi era un vero e proprio livello, abbiamo visto Mario percorrere appunto il livello in città, ovviamente facile perché all'inizio del film lui non ha poteri, quindi ovviamente lo fa benissimo perché si tratta di un livello basilare. E poi appunto scopriamo dei poteri una volta che incontra Peach, una volta che Peach lo addestrerà e gli spiegherà l'utilizzo dei funghi, quindi il fungo rosso e il fungo blu, che ragazzi il fungo blu lo scoprirà in realtà nello scontro con Donkey Kong perché Peach ancora non gliel'aveva fatto provare, aveva provato solo quello rosso, e gli fa vedere il fiore, tra l'altro mi è piaciuta tantissimo Peach quando prende il fiore e si trasforma con quell'abito bianco e rosso, no ragazzi, Peach bellissimo. Troppo bello, mi è piaciuto un sacco. Comunque, stavo dicendo le citazioni. Ovviamente c'è tutta la parte stratosferica, citazione enorme a Mario Kart. Ovviamente vediamo i personaggi, appunto Mario, Peach e Todd, perché sì, li accompagnerà anche Todd, quindi c'è anche questo personaggio. Anche lui ben caratterizzato, perché comunque a un certo punto si porrà l'obiettivo di proteggere Peach, quindi anche lui molto coraggioso, molto spavaldo, no? Ma comunque, tornando alla citazione, si vedranno i tre personaggi scegliere il loro kart. Col classico menu che c'è in Mario Kart quando dovrete costruire il vostro kart, quindi scegli le ruote, scegli la vela e così faranno loro prima di gareggiare, quindi bellissima anche questa cosa. Ovviamente Peach sceglierà la moto alla grande, è bellissima la scena dove Todd tipo sceglie il 4x4, il SUV, insomma mi ha fatto troppo ridere veramente. Ovviamente un'altra cosa bella del film è che è molto ironico, a me veramente è piaciuto tantissimo l'ironia del film, per nulla banale, anzi molto, molto bella, almeno questo a mio gusto ovviamente, poi ognuno di noi ha un gusto diverso per l'ironia, però a me è piaciuto veramente tanto. Poi che dire, tutta la questione del matrimonio, ovviamente c'è sempre questo desiderio di Bowser di sposare Peach e comunque il vestiario e l'idea appunto del matrimonio è sicuramente presa da Mario Odyssey, quindi c'è anche la citazione forte a Mario Odyssey. E poi vabbè, che ve lo dico a fare, mi ha fatto morire a me la battaglia di Bowser contro i pinguini, veramente mi ha fatto spaccare, troppo bella. Per quanto riguarda la citazione a Mario Kart, si è vista anche la pista arcobaleno, quindi anche lì ammetto che quando ho visto la pista arcobaleno ho fatto wow, la pista arcobaleno, tipo i bambini, no? In mezzo alla sala del cinema, vai Sabri. E quindi niente, devo dire che il film per concludere è stato un tripudio veramente di energia, un tripudio di colori, mi è piaciuto tantissimo, mi sono piaciute tantissimo tutte le animazioni, le voci. Le musiche, ragazzi, c'è un continuo citare alle musiche dei vari livelli, il livello magari più pauroso e quindi c'è la classica musichetta appunto del livello pauroso, e c'è quando appunto Mario prende la stella alla fine del film, parte ovviamente il tema della stella, no? Quando Bowser, mi è piaciuto tantissimo, quando Bowser inizia a parlare con il mago e si mettono a strimpellare lì sul pianoforte, dice avanti, cioè mettiamoci a suonare un po', mentre chiacchierano, in realtà anche quella è una base musicale di un livello, quindi ragazzi, il comparto musicale mi ha fatto impazzire letteralmente.
E che ve devo dire, ragazzi, mi è piaciuto, lo potete capire benissimo da come ve ne sto parlando, mi è piaciuto tantissimo. E questi sono appunto la maggior parte dei motivi per cui mi è piaciuto così tanto. Devo dire che non ho trovato delle mancanze, cioè ero lì, ogni parte del film citava qualcosa. Vi pongo un esempio banale, un esempio stupido, non so se ci avete fatto caso, quando Mario e Luigi vanno a sistemare il lavandino ai signori ricchi, no? Ed entrano in casa, la scena dove c'è il cane che praticamente prova a divorarseli perché Luigi per sbaglio gli ha pestato l'osso al cane, oddio. Tutta quella casa lì è un omaggio, perché quando si vedono i proprietari stesi sul divano, aspettando ovviamente che Mario e Luigi finissero le riparazioni, praticamente tutto sulla destra si vede una mini statua di Pikmin. E sul tavolo dove ci sono tutte le riviste c'è una rivista su Mario Galaxy, quindi se state attenti in realtà è tutta una citazione, veramente c'è di tutto, quindi sarà bellissimo ovviamente rivederlo, perché ho intenzione di rivederlo e cercare appunto tutti gli easter egg, tutte le... Bisogna prestare attenzione perché è un film veramente, ripeto, omaggio all'intera saga di videogiochi di Mario. E quando ho letto su internet che ha avuto un successone, che è piaciuto, che ha avuto voti altissimi, ragazzi, ci credo perché, ripeto, non io ho trovato una mancanza. Ero lì cercando appunto la mancanza di qualcosa, ma il potere c'è, il fiore c'è, la stella c'è, i mondi ci sono, c'è la parte sott'acqua, ci sono i vari boss, quando vengono invitati al matrimonio si vedono entrare i vari boss, Cagnaccio, quello della forma di bomba. Ragazzi, non manca niente, è stato bellissimo. Se proprio devo dire cosa è mancato, ma neanche me ne sono accorta, ci ho pensato giusto perché stavo pensando a cosa dirvi in questo video e mi è venuto in mente così che magari è mancato il personaggio di Daisy, che nei videogiochi c'è, o magari i quattro figli di Bowser. Ecco, se proprio devo dire cosa è mancato, ragazzi, ma non ne ho sentito la mancanza, quindi ragazzi, veramente è stato un film stratosferico, strapiaciuto, veramente. Sono lì per dargli 10, gli do 9 giusto perché mancano questi personaggi. Raghi, vabbè, avete capito dalla mia foga quanto mi sia piaciuto e ci tenevo un sacco a dirvelo in un video, quindi ovviamente aspetto le vostre, ovviamente fatemi sapere voi se vi è piaciuto così tanto come è piaciuto a me, se avete notato le cose che ho notato io, se ne avete notate altre che potete far notare a me, assolutamente qui sotto nei commenti e fatemi sapere la vostra. Io vi ringrazio come sempre per aver visto il video, vi mando un mega bacione e ci vediamo come sempre alla prossima. Ciao!